Bentornati su Denot, oggi voglio proporre un video per quanto riguarda come monetizzare il Covenfron o l'equivalente del Mortise Engine o ancora come la Secret Palanquin. Ecco che per la Secret Palanquin vi mostrerò più avanti quello che è la mia interpretazione di come realizzarlo, perché non c'è una figura ufficiale per come farlo, quindi combinerò parti diverse per poi metterle assieme, quindi monetizzare serve anche quello e soprattutto questo vi permetterà di passare da un modello all'altro senza avere problemi perché altrimenti avete tante cose che non potete riutilizzare bene. E un'altra cosa che è fattibile tramite questo procedimento è quello di poterlo mettere da parte, perché il problema di un modello come questo è che è veramente, veramente grande e questo può portare a dei problemi per quanto riguarda il trasporto del modello. Quindi con questa magnetizzazione vi mostrerò sia come far passare da un modello all'altro, sia eventualmente come poter fare di separare le due parti e fare in modo che queste due parti poi potete riporle da altre parti e trasportarle. Vi farò mostrare anche dei modi diversi per progettare il trasporto di questo, perché essendo un modello così grande dà notevoli problemi poi alla fine per la realizzazione di quello che serve. Quindi vi darò qualche incipit per eventualmente realizzare qualcosa di specifico. Il primo step da fare è quello di magnetizzare la parte base per quanto riguarda la parte appunto dove andranno i vampiri e il resto. Ecco che in questo caso dovrete prendere dei magneti da 2x2 mm da mettere qui. Eventualmente potreste anche rischiare e mettere dei magneti da 3x1 come diametro invece di andarli a inserire all'interno. Fare in modo che abbiano una superficie più alta e fare che in questo modo appunto abbiate il contatto. Però in quel caso lì andreste a esporre, quindi dopo vi dovreste andare a modificare un po' con la materia verde per fare in modo che non si vedano. Se però andate a scegliere la prima versione, ovvero fare i fori all'interno del modello per inserire questi magneti, i 2 mm è il massimo che ci potete inserire in questo modo. In questo caso fate attenzione perché è molto delicato come parte, rischiate di rovinare tutto. Quindi eventualmente andate a fare, come ho spiegato nel mio secondo video per quanto riguarda il Road to Diorama, dei fori di guida con il trapano, usando delle punte da 1 mm in modo che avete dei fori di guida e poi andate a legarli con delle punte da 2 mm. In questo modo poi, dopo che avete avuto appunto la guida di quei fori, è più facile fare che abbiate il foro nella posizione esatta. Quindi fate attenzione perché questo è un punto che si può rovinare facilmente, quindi non abbiate fretta nel fare il tutto. E come abbiamo fatto per la parte sopra, ora dobbiamo magnetizzare anche la parte sotto di questo punto. Ecco che in questo caso, volendo, potreste rischiare un 3 mm, ma io ve lo sconsiglio assolutamente perché lo spazio è estremamente ridotto. Se rischiate un 3, rischiate proprio di buttare via tutto. Quindi in questo caso vi consiglio comunque un 2 mm di diametro. Sopra eventualmente potete rischiare un 3 mm, ma qui un 2 mm secondo me non è il caso di andare oltre a quella dimensione, quindi solo un 2 mm di diametro e come spessore 1 mm, facendo molta attenzione perché questo è un punto estremamente delicato, quindi fate molta attenzione a questa parte perché è estremamente delicata e qualora andate a posizionarlo poi vedrete che comunque ne vale la pena. Ovviamente come avete fatto da un lato dovete fare il simmetrico anche dall'altro, quindi ovviamente dovete fare molta attenzione, ma prendete il vostro tempo perché questa è una parte delicata da maneggiare e da forare. Vi consiglio addirittura di farlo prima di incollare le due parti assieme del modello, quindi fate molta attenzione. E nella parte posteriore troviamo la zona dove andrà il reliquiario oppure i cuscini della vampira. Ecco che in questa zona io ho posizionato nella parte inferiore quello che è un magnete da 5x2 mm, eventualmente potete usarlo anche da per 3, ma secondo me non ha senso. E nella parte appunto sottostante quello che è il reliquiario e la zona dei cuscini ho posizionato un magnete da 5x1 mm, eventualmente potete andare anche a per 2, ma qui non serve molta forza magnetica, volendo potreste anche scegliere di andare semplicemente a incastro e non dover usare neanche i magneti. Io per avere una maggior stabilità semplicemente ho preferito andare appunto di magnetizzare anche questa parte. Questa è una zona che sta a vostra scelta vedere come andare a realizzare. Però appunto valutate perché potreste avere dei vantaggi eventualmente qualora uscissero altre opzioni per sostituire ed avere la cosa stabile. Semplicemente per una questione di stabilità del pezzo, non perché sia effettivamente fondamentale avere un magnete in questa zona. E ora abbiamo il passaggio dove dobbiamo essere più delicati e questo è il posizionamento dei magneti per quanto riguarda il vampire e il necromante. In questo caso dobbiamo fare molta attenzione perché
rischiamo di rovinare la superficie che è esposta, perché qualora usiamo soltanto le vampire e vogliamo toglierle per posizionarle bene, non è un problema. Qualora invece vogliamo sostituire il necromante o altro, rischia di essere visibile come situazione, anche per esempio nel Blastitre Palanquin. Ecco che qui avremo almeno due magneti visibili in ogni caso e non è conveniente. Quindi fate attenzione, vi consiglio in questo caso di andare a utilizzare magneti che non siano di diametro più grande di 2 mm, che secondo me rovina l'estetica e non serve. E come spessore potete usare dei magneti spessi 2 mm eventualmente, credo che sia il massimo e di più non conviene. E qualora l'estetica non vi aggradi vedere questa superficie fettente, ecco che potete andare a coprire con della materia verde liquida o qualcos'altro, in un piccolo velo e poi andare a carteggiarlo altro in modo che sia tutto in piano, quindi non vediate il magnete pur essendo un minimo strato sotto. Comunque anche con la pittura vengono a essere praticamente azzerati, come opzione, l'importante è che fate il foro pulito, quindi pulite il foro dopo che l'avete fatto e fate in modo che la superficie sia abbastanza omogenea. Non è un grosso problema, ma qui richiede accuratezza perché non dovete sbagliare la posizione. Questa è la cosa fondamentale. La posizione dove andate a posizionare i magneti deve essere studiata con particolare dovizia e accuratezza. E poi dobbiamo magnetizzare appunto i sederi per quanto riguarda le vampire, perché dobbiamo posizionarle, abbiamo fatto i fori prima apposta. In questo caso ho utilizzato dei magneti da 2x2 mm di tipo cilindrico. Però, dopo aver realizzato tutto, aver provato più volte, credo che in questa situazione per le vampire avrei utilizzato dei magneti da 3 mm di diametro. Questo perché sotto non possiamo andare a aumentare la forza magnetica, la dimensione, quindi non sarebbe stato conveniente. Per queste, non fraintendetemi, stanno bene comunque. 2 mm, se avete fatto un lavoro prima fatto bene per quanto riguarda il posizionamento dei magneti nello step precedente, non avrete problemi. Semplicemente, dato che sono piuttosto sbilanciate come distribuzione del peso, ecco che qui forse avrei preferito in questo senso un magnete un po' più forte lì, nel senso che fossero un po' più aggrappate, almeno per le due vampire ai lati. Però non è che venga male, funziona comunque perfettamente, non avete problemi che si staccano così tanto per. Semplicemente avrei preferito forse un po' più forza magnetica almeno per le due vampire più avanti. Tutto lì, è una questione di preferenze, ma qui semplicemente sta a voi valutare quanto forte vogliate. Non andate a esagerare perché dovete rimuoverle, dovete metterle, quindi non è quello un problema. E per quanto riguarda la parte invece per il calderettone, diciamo quella che è una sorta di recipiente per il sangue, ecco che in questo caso ho deciso di non fare assolutamente nulla, quindi non magnetizzarlo, perché semplicemente si poteva posizionare, non si muoveva, stava abbastanza bene. E quindi non aveva neanche bisogno di un incastro meccanico o di un incastro magnetico o altro. Tra l'altro c'è la vampira che con la mano che indica comunque fa un po' di attrito, quindi non gli permette di muoversi così tanto per. Ovviamente se l'ho girato o altro, ok, ma dato che quando l'andate a riporre lo togliete dalla posizione di base, non credo che quello sia un problema. Eventualmente potete decidere di utilizzare un sistema con i magneti, nel qual caso dovete fare attenzione alla mattonella dove tendete posizionare sotto, perché altrimenti rischiate di rovinare l'estetica quando lo rimuovete. E per quanto riguarda la parte sopra potete usare un magnete lungo oppure utilizzare un sistema con materia verde o per esempio come ho fatto il video per il Defile dove vi mostro il trucco del bridge con la carta per creare un punto lungo sospeso dove potete andare a posizionare eventualmente il magnete perché vado a combaciare. Secondo me è una fatica che non ha senso, potete stare tranquillamente senza e fare in modo che questo pezzo si metta e si tolga senza alcun problema. Questo, a mio avviso, non valeva la pena proprio di essere magnetizzato e quindi l'ho lasciato così perché c'erano diverse, diciamo, a livello proprio meccanico teneva di per sé, a meno che ovviamente non andiate a smuoverlo particolarmente o altro finché lo muovete, ma non è valido secondo me, non ha senso e quindi a questo punto secondo me non ha senso essere magnetizzato. Vi ricordate quando avevo parlato che il posizionamento dei magneti nella base era fondamentale? Ecco, qui torna un esempio, perché quando ho parlato della parte per quanto riguarda il reliquiario e la vampira, ecco che ora possiamo coprire il reliquiario. Sapete che avete la parte dello scrigno davanti che dovreste rimuovere quando mettete per convertirlo in Comentron e viceversa. Ecco che in questo caso ho deciso di prendere quella parte dello scrigno e magnetizzare la parte interna. Quindi mettere un magnete da 2x2 mm che andando a vedere esattamente la posizione che ho scelto è praticamente al centro della stessa e per tenerlo in posizione ho realizzato questo magnete da 2x2 mm perché più grande secondo me non aveva senso, ho deciso di utilizzare una, diciamo, una strisciolina
che è realizzata tagliando una parte dello sprue, quindi facendo attenzione e poi modellandola in modo che stia in posto. Eventualmente potete usare anche altro, un po' di materia verde o altro. È semplicemente mi serviva qualcosa di molto sottile che coprisse tutto in modo da non dare qualcosa di visivamente impattante. E in questo senso ho potuto fare in modo di magnetizzare. Sia chiaro, non è necessario. Questa è una parte che comunque sta in piedi e sta lì dov'è comunque di per sé. Dato che però è una parte che mi sono reso conto che andavo a toccare e tendevo a muovere abbastanza spesso quando muovo il modello, mi sono reso conto che dovevo tenerlo meglio in posizione. Quindi per favorire la cosa ho deciso di magnetizzare in questo modo. Se volete è un qualcosa di paranoico mio, però secondo me ha un effetto molto interessante, molto efficace e calcolando la fatica che ha richiesto ne vale la pena, soprattutto per il mio modo di muovere il modello che altrimenti mi portava ad avere problemi a riguardo. E poi abbiamo un altro punto delicato, che è quello per quanto riguarda il punto frontale dove c'è il libro. In questo caso il problema è magnetizzarlo, perché nel caso abbiate il conventron non permette di tenere sia il recipiente che le vampire che questo, e quindi dovete andare lì a toglierlo. E da solo non sta su meccanicamente, quindi avete un po' di problemi. Facendo questa magnetizzazione credo che sia il punto migliore. In questo caso vi consiglio di prendere la parte posteriore del pezzo e andare su uno dei lati. Ecco che qui vi consiglio di prendere dove c'è praticamente l'aggancio, quindi un po' più dentro, e fare il posizionamento di un magnete. In questo caso però dovete essere molto accurati perché la zona è molto delicata ed è molto fragile ed è anche molto sottile, quindi dovete fare un po' di attenzione. Qui ho deciso di posizionare un magnete da 2 per 1 mm, questo perché anche nel caso sforiate non riusciate a fare le cose perfette, riuscite a fare in modo che con la pittura, comunque dipingendo addosso, non viene ad essere particolarmente problematico. Eventualmente potete correggere con un po' di green stuff o altro successivamente, quindi la materia verde non è un problema. Qui dovete comunque fare attenzione e in questo caso vi consiglio di nuovo di utilizzare il sistema della guida. Quindi prendere una punta da 1 mm, fare il foro di guida stando attenti e poi fare il foro da 2 mm. Ecco che questo potrebbe essere un modo per migliorare il posizionamento. Qui, ripeto, non andate oltre i 2 mm di diametro perché sfondate tutto e il millimetro di altezza perché è sufficiente, soprattutto perché potete dopo corrispondere da altra parte, quindi non è un problema, dovete essere semplicemente molto molto accurati. E ovviamente dobbiamo andare a fare anche i recettori dei magneti che abbiamo analizzato prima, quindi andiamo a fare cosa? Andiamo a fare in modo che abbiamo il corrispondente anche nella base. Quindi andiamo a realizzare un magnete e qui vi consiglio un 2 mm per uno perché andare più spesso non conviene perché sono rovinate. Qui potreste decidere di partire dal basso, quindi da sotto, forare, uscire, prendere l'altra parte, quindi quella dove c'è il libro, mettere, forare anche lì ed avere perfetta combinazione. Però rischiate di rovinare la parte sotto e secondo me non ne vale la pena, quindi vi suggerisco comunque di fare dall'alto il foro, quindi facendo molta attenzione al posizionamento. Forare, eventualmente usare di nuovo la parte della guida, quindi primo millimetro dopo da allargare a 2, e una volta fatto questo foro andare a posizionare il magnete. E poi se a livello estetico vi rovina un po' l'idea di avere questa che si vede, fare in modo di coprirlo con, come vi ho detto prima, un po' di materia verde o simile e carteggiarlo dopo per fare in modo che sia tutto a livello, quindi non abbiate problemi. Qui sta a voi decidere. La cosa non è difficile da realizzare, ma richiede molta accuratezza e soprattutto molta pazienza. Questo modello è un modello che richiede estremamente molta pazienza e molta accuratezza, quindi non pensate ad altro se non a fare le cose fatte con calma e fatte bene. E poi dobbiamo andare a magnetizzare il necromante. In questo caso è molto semplice perché abbiamo il posizionamento esatto di dove porre il magnete sotto il teschio che vediamo. In questo caso andrebbe a recuperare la posizione per il magnete che abbiamo utilizzato prima per la vampira che è posizionata a destra guardando il modello di fronte. E questo vuol dire non dover fare altri fori, quindi recuperare tranquillamente il posizionamento. Qualora non abbiate il posizionamento corretto o altro, volendo poteste andare a utilizzare il foro che vedete del modello per fare in modo che venga posizionato correttamente come si è fatto per i defiler, però non ve lo consiglio sinceramente, avete già una posizione fatta perfetta, usatela perché semplicemente conviene, quindi sfruttatela perché è inutile andare a maneggiare ulteriormente il modello, semplicemente è già pronta ed è perfetta, proprio mettete un magnete da 2x1 lì, millimetri e siete a posto. È una cosa che è
non obbligatoria da fare, ma vi consiglio caldamente di fare, è magnetizzare quelle benedette lance e spade dei cavalieri che trascinano il Coven Throne o il Mortistrani, quello che è. Quindi magnetizzare quella parte. Per questo ho realizzato lo stesso che ho fatto con il video per quanto riguarda i Black Knights, quindi la magnetizzazione del braccio, perché semplicemente ogni volta che riponevo il modello via o altro rischiavo di rompere altrimenti le armi o comunque le braccia e quindi era un po' un problema. In questo senso, per quanto riguarda appunto i cavalieri, vale la pena, a mio avviso, usare questi magneti. Vuoi perché vuoi cambiare la posizione delle armi, quindi mettere le lance posto le spade o altro. Vuoi perché vuoi in futuro distinguere i modelli, magari perché li dipinti nello stesso modo e quindi magari questo è un modo per distinguere uno e l'altro è un'altra cosa ancora. Vuoi perché usciranno altre varianti, non importa. Comunque vi consiglio caldamente di magnetizzare perché è una cavolata, ma è una cosa che vi alleggerisce molto i problemi poi per quanto riguarda il riporre questo modello. Quindi questo ve lo assicuro, conviene assolutamente farlo. E quindi alla fine abbiamo il modello magnetizzato e questo vi permette di poter avere il Coven Throne, che è secondo me uno dei modelli migliori tra le diverse opzioni, quindi preferirei questo assolutamente, ma abbiamo anche la possibilità di utilizzare i Bloodseeker Palanquin, che devo ammettere sto rivalutando un po' in questo periodo. E in particolare per quanto riguarda il Bloodseeker Palanquin, vi voglio ricordare che non esiste una rappresentazione ufficiale di come deve essere realizzato. Ma, dato che è una via di mezzo tra quello che è il Coven Throne e il Mortis Engine, ho deciso di realizzare appunto un mix dei due modelli, in questo caso per rappresentare eventualmente il Bloodseeker Palanquin. Quindi utilizzando la balaustra col libro per la parte del Mortis Engine e la parte dei cuscini e la principale vampira, per quanto riguarda il Coven Throne, quindi combinandoli riesco a ottenere un modello peculiare e che si può rappresentare facilmente. Ovviamente questo non vuol dire che deve essere l'unica rappresentazione, potete scegliere. È anche possibile, per esempio, creare un modello specifico di vampira o di altro modello e eventualmente utilizzare i magneti che avete creato precedentemente come punto d'aggancio per porre il modello. Quindi si può fare veramente di tutto e sta a voi valutare qual è la scelta che più si aggrada a quello che avete intenzione di realizzare. E ovviamente abbiamo anche il Mortis Engine, quindi sta a voi poi valutare con quale partire, però il vantaggio è che potete partire dall'uno e passare agli altri senza tanti problemi perché la manizzazione vi permette appunto questo switch. E poi ho avuto il problema di come mettere via questo modello, perché è un modello molto grande, anche separato in due parti, rimane comunque un modello che occupa veramente una grossa volumetria. E all'inizio il mio pensiero era stato di utilizzare le vasche specifiche con sagomate per questa miniatura della Felder. Il problema è che quel modello, o meglio, quella spugna specifica, permette di riporre solo una di questi Coven Throne o quello che è l'equivalente. Il problema è che io ne gioco due di solito e usare due di queste spugne, non tanto per il costo, ma proprio per il volume occupato, era un po' problematico perché c'era molto spazio che dopo non mi serviva dall'altra parte, quindi per me era problematico in questo senso. Da qui ho pensato di sfruttare e prendere, dato che avevo trovato in offerta una spugna dell'altezza giusta che mi serviva per mettere via il modello, ecco che ho pensato di ritagliarmi io le parti. Quindi per realizzare ciò cosa ho fatto? Ho preso semplicemente un foglio di carta, ci ho messo il modello girato ortogonale in modo che andasse poi a permettermi di disegnare la sagoma e ho disegnato la sagoma delle due parti. Questo è servito a fare in modo che poi potessi mettere sulla spugna relativa le due sagome e quindi, moltiplicate per due ovviamente, giocare e vedere come andare a posizionare per fare in modo da poter rimuovere poi le colonne di spugna che mi interessava avere tolte perché occupavano la parte del modello e in questo modo, con questo sistema, riuscire poi a creare lo spazio per mettere due modelli all'interno, quindi separati in modo che fossero meno delicati e poi giocare sul tutto. Il problema di questo sistema è che uno indebolisce e due comunque occupa parecchio spazio. Quindi mi sono ricordato di una spugna che avevo che utilizzavo per riporre i miei repulsor, i miei land raider e altre opzioni. E dare delle dimensioni molto simili, quindi ho deciso di andare a provarla. E mi sono reso conto che effettivamente permetteva di riporre i modelli. L'unico problema era che sforavano proprio di uno sputo. E lo sputo era l'equivalente dell'altezza della basetta stessa. Quindi il mio problema era: cavolo, è perfetto per fare questo, ma non mi permette di manca quella cosa. Il problema è che avevo pensato all'inizio di magnetizzare, vi ricordo, la base, soltanto che
I tentativi che ho pensato non erano riusciti, diciamo, con grande soluzione, quindi non mi era riuscito particolarmente. E ho deciso di recuperare quindi delle tecniche di monetizzazione per le basi che avevo utilizzato precedentemente e che ora vi spiego per adattare e sistemare questo problema. Per realizzare ciò ho utilizzato un nuovo utensile che avevo preso da relativamente poco, che è un drill che può tenere punte da trapano da 5 mm. E in questo modo ho potuto scavare all'interno del modello e creare quindi una mappatura che mi permettesse di avere all'interno appunto del modello dei fori da 5 mm. Perché da 5 mm? Perché erano i magneti più potenti che avevo in questo caso e vi voglio ricordare che dovete cercare di fare un foro che riesca ad avere almeno uno spessore per i magneti che dovete inserire da 2-3 mm, meglio da 3, però non in tutti i posti riuscite, in tutti i punti, e quindi anche 2 mm va bene, ma dove potete cercate di andare sui 3 mm. Questo perché vi serve, dato che il modello è estremamente non bilanciato, quindi tende veramente a ribaltarsi se non riuscite a monetizzare abbastanza, in modo abbastanza forte la base al modello. Ecco che appunto in questo modo qui riuscite a creare una forza magnetica. E dall'altra parte cosa fate? Fate quello che avete fatto in certo senso all'opposto, quindi create la mappatura, in questo caso la parte che era tolta, quando ho tolto appunto la parte di basetta, era fatta, rimosso la parte di materia verde che ho sagomato per realizzare questo contorno, perché in questo modo avevo maggior superficie per la colla, perché altrimenti il problema è che si staccava perché non teneva abbastanza, anche qui colla, ma la stessa cosa per i magneti, il problema è lo stesso. Quella colla semplicemente avevo più presa, però appunto avendo il problema di doverlo posizionare, il problema sovrapposizionava, il problema rimaneva. Ecco che quindi ho deciso di creare dei fori all'interno della basetta da 5 mm, anche qui, e all'interno vi ho posizionato magneti da 2 mm di spessore di questi 5 mm. E per sigillare dall'altra parte i magneti in modo che non si muovessero e che avessero maggior superficie di contatto, quindi non venissero strappati dai magneti dall'altra parte, ho utilizzato un rettangolino tagliato dal biglietto dell'autobus. Lo uso per molte cose, i biglietti dell'autobus, come avete capito. In questo modo ho creato una superficie che chiudeva e permetteva appunto ai magneti di rimanere in posizione migliore. E in questo modo ho realizzato un contatto estremamente potente che tiene senza alcun problema i magneti in posizione e una volta posizionato il modello sta lì dov'è. Quindi questo è un sistema che è stato preso da quello che era il modello per la basetta per il Carnosaur Trogodon. Semplicemente l'ho ricalibrato, l'ho riadattato perché appunto ho riposizionato un po' le idee che c'erano a riguardo e le ho, diciamo, riadattate. E qui potete vedere un esempio di quello che è il riporre il modello all'interno del box che avevo scelto. Questo ha un vantaggio, quindi potete vedere che ovviamente dopo ci sarà da sistemare un attimo, ma potete vedere qual è il vantaggio, ovvero tutti e due i modelli stanno all'interno, quindi non è un problema. E il vantaggio ulteriore è che in questo modo occupo non un piano intero come era l'idea iniziale, ma solo mezzo piano. Quindi occupando lo stesso volume ma ridotto in mezzo piano, un altro mezzo da poter utilizzare per altri modelli grossi o anche per diversi mini piani da mettere uno sopra l'altro che occupano la stessa dimensione, quindi mi fa guadagnare una notevole quantità di spazio e oltre che ridurre i costi eventualmente, però non è male assolutamente. E qui potete dare quindi i due modelli che ho realizzato, ovviamente sono intercambiabili, il Covenfron e il Mortise Engine, però potete, ognuno è monetizzato, quindi potete passare dall'uno all'altro senza problemi, ognuno dipinto in modo diverso con ogni modello che è presente per rappresentare i due modelli separatamente. Ma quello non è un problema, il problema è il modello stesso. Adoro questo modello, è un modello che mi piace veramente tanto. L'estetica, la dinamica, le linee di questo modello mi veramente esaltano molto. Però quanto mi esalta è anche quanto mi fa venire un mal di testa montarlo, quindi prepararlo, rifinire tutti i pezzi, pulirlo dalle linee di fusione e realizzare la magnetizzazione e poi appunto incollarlo assieme, perché veramente è un qualcosa di fa venire veramente mal di testa, ma merita, mi piace veramente tanto, mi piace giocarlo in campo e quindi anche l'avere questi due modelli sicuramente è un vantaggio per me, perché piacendomi poterlo giocare e adesso avendo trovato il sistema per poterlo riporre in modo più efficace di quello che era prima, è sicuramente molto superiore come opzione. Mi permette veramente di portare il modello senza alcun problema. Ovviamente poi sta a voi valutare se vale la pena o no, o preferite. Quello che è la mia idea è all'interno di quest'anno o l'anno nuovo eventualmente
andare a prenderne uno o due ancora, eventualmente con i box collector, così da risparmiare effettivamente, perché sono modelli che io vorrei portare in multiple copie, ho il senso di avere magari più Coventron e magari anche dei Mortis Engine. Questo con la magnetizzazione mi permette di fare in modo che non devo comprare tanti per i Coventron e tanti per i Mortis Engine o altro, ma di passare, quindi avere un totale magari di 4-5 massimo, ma credo che 4 sia il numero giusto, e poi se serve si può avere e si può modificare quello che è la finale, quindi semplicemente di dire ok, voglio giocare 3, fate conto ne avete 5, voglio giocare 2 Coventron e 3 Mortis Engine, un Coventron, 2 Blastseeker Palanquin e 2 Mortis Engine, 3 Mortis Engine, 1 e 1. Potete veramente combinare, quindi la monetizzazione in questo senso è fondamentale per modelli del genere che costano, sono grossi, ma alla fin fine hanno una richiesta di magneti che non è eccessiva. L'unico problema è fare attenzione a magnetizzarli. Sicuramente è un modello che rappresenta i def e rappresenta qualcosa di eccezionale. Poi questo è il modello ufficiale. Come tenete conto che io stesso sto modificando e realizzando, ad esempio con la flotta non morta, delle versioni, delle varianti che mi permetteranno di giocare altri Coventron con un tema diverso, quindi personalizzare e creare qualcosa di peculiare. Quindi sta a voi, alla vostra fantasia, a valutare. Cercate di mantenere comunque le dimensioni quantomeno simili a questo modello, ma è un qualcosa che vi suggerirei di provare e come modello, per quanto sia da mal di testa alla fine il risultato di creazione, ma la creazione di questo modello, ma il risultato finale secondo me merita veramente tanto. Ad ogni modo. Da Dynamod per questo video è tutto. Vi invito a mettere mi piace, a iscrivervi al canale, a suonare la campanella e a lasciare un commento se siete interessati ad avere specifiche e ulteriori video riguardo questo tipo di video, oppure se siete interessati a semplicemente segnalarmi qualche domanda o qualche video a cui potete essere interessati. Da Dynamod è tutto, alla prossima!